Qui presenti per un'altra recensione prodotto per la bicicletta, per la manutenzione della bicicletta. Questo prodotto lo potete trovare in commercio nei negozi italiani sui 20-25 euro circa. Io l'ho comprato da un noto sito di importazione a ben la cifra di 3 euro spedizione inclusa. Andiamo a conoscerlo per chi ancora non sapesse di come funziona in particolare. Innanzitutto passiamo dalla cosa più immediata, incluso c'è un pennino e un pulisci denticatena. Come potete vedere, li devo ancora utilizzare. Sono semplicemente andato a farvi l'unboxing, cioè la presentazione di quello che è contenuto all'interno. Questa è semplicemente una maniglia che andrà incastrata qua, che al momento è smontata perché questa maniglia incastrandosi blocca anche l'apertura dello sportello. Io ve lo vorrei far vedere all'interno. Come funziona questo? Semplicemente, dopo le prossime volte quando lo utilizzo, proverò a farvi un video anche mentre è in funzione. Per ora ve lo faccio vedere così nudo e crudo. Come funziona questo? Andiamo ad aprirlo che riesco a spiegarvelo meglio. Voi qui all'interno ci mettete la catena della bicicletta, ci dovreste mettere anche un liquido perché sennò non serve a niente. Questo liquido, che può essere lo svelto, il petrolio bianco, non va messo i solventi perché questa, essendo plastica, ho sentito che si mangia in fretta. Poi un prodotto da 3 euro cosa potete pretendere? Quindi petrolio bianco assolutamente o anche svelto, sgrassatore. Semplicemente la catena passando qui all'interno, come potete vedere, sono tutti ingranaggi fatti di plastica, vi saprò poi dire la loro effettiva durata. Mi sono voluto far tentare per pulire la catena in una maniera leggermente differente. Ci sono delle spazzoline, come potete vedere, ok? Eccole qui. In tutte le dentature, cioè sia in questa, sia in questa, che qui ci sono delle altre spazzole. La catena dovrebbe passare qui all'interno. Vedete, passando all'interno adesso è perché è aperta, però quando è chiusa, che il sopra è premuto e fa muovere al meglio le rotelle, cioè fa rimanere nelle sedi, girano tutte assieme, come potete vedere, e fanno anche una parte di sfregamento. La catena qui è l'ingresso e qui è l'uscita, quindi non va smontata, non va messo lo smagliacatena o altro. Diciamo che piuttosto che andarci a mano, vi ripeto, qui non gira bene perché gli manca la base sopra, però ve lo dirò quando l'ho testato, dovrebbe funzionare. Ecco, vedete, così gira tutto. Questo movimento viene fatto dal passaggio all'interno della catena. Ok, come si blocca? Si mette la catena all'interno, dopodiché lo si spinge. Andiamo a vedere il movimento. Ok, così non si apre più e si va a incastrare questo al suo interno. Scusate, si va a incastrare in questa maniera. E mentre voi lo tenete in mano, che non so che durata possa avere questo di plastica, ma comunque serve solo a tenerlo, non fa forza che altro, voi pedalando la catena passa qui all'interno e si muovono gli ingranaggi da soli. Serve proprio a fare la pulizia. Vedete, è anche trasparente, quindi si vede dall'esterno. Serve a fare la pulizia della catena. Per la cifra vi ho detto che ho pagato 3 euro, mi sono fatto toccare.